consiglieri, cosa vuol dire sui concittadini? Niente, volevo dire soltanto una cosa. A prescindere tutto quello che è stato detto qui stasera, c'è soltanto qualche cosa che dobbiamo, io invito anche gli altri a prendere l'impegno. A prendere l'impegno che modifichiamo un attimo il modello di fare politica a Torre Maggiore. Quello che è stato fatto finora non è stato un bello spettacolo, ma credo che se tutti quanti noi, che siamo qua sopra, ci diamo, ecco, quell'etica politica e cerchiamo di far ragionare in un modo diverso le persone e ragionare anche noi in un altro modo, se abbandoniamo quei vecchi modelli di fare politica, che è inutile dirlo, in giro ci sono, non è un bello spettacolo. Io credo che ne guadagneremo noi, ne guadagnerebbe Torre Maggiore. E credo che pure tanti giovani e tante donne si affezionerebbero di più alla politica. Comunque questo è un invito a noi tre. Un invito a voi invece è diverso. Dico che vi invito a votare me, quello che rappresento, la coalizione di centrosinistra, per un semplice fatto, perché abbiamo fatto realmente, e lo stiamo dimostrando, azione di rinnovamento. Voi sapete, non ho mai fatto politica, non sono iscritto al partito politico, sono sceso in campo soltanto perché mi hanno garantito tutti quelli che appartengono alla mia coalizione il progetto di rinnovamento, di etica politica e realmente di fare, di andare incontro a quelli che sono i bisogni di Torre Maggiore. E guardate che i bisogni di Torre Maggiore sono tanti, a prescindere da qualsiasi parte possono arrivare le proposte. Quindi soltanto, lo dico con estrema pacatezza, soltanto una cosa: non credo che da qualche altra parte ci sia questo rinnovamento. Se vi stanno bene le cose, continuate a votare come è stato fatto. Se le cose per voi non vanno bene, cerchiamo di cambiarle insieme. Io sono a vostra disposizione.